Sicuramente vi sarà capitato all'inizio di voler realizzare un determinato movimento di macchina senza conoscerne un reale motivo, ma lo facciamo solo perché abbiamo visto magari un tizio su YouTube realizzarlo, abbiamo pensato ok, lo vorrei fare anch'io. Bene, il video di oggi vuole dare una panoramica generale e scendere più in profondità su quelli che sono i quattro movimenti di macchina più utilizzati nel mondo del cinema e non, per cercare di riuscire a capire come sfruttarli al meglio la prossima volta, al fine di dare informazioni alla scena e su cosa voler comunicare. Iniziamo! Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Con il video di oggi, come avete sentito dall'intro, vogliamo analizzare i quattro movimenti di macchina più utilizzati nel mondo del cinema per cercare di capire cosa possono comunicare all'interno di una scena. Infatti, questo video è rivolto forse a chi sta muovendo i primi passi all'interno di questo mondo, ma può anche essere utile a chi è nel gioco già da diverso tempo. E perché no? Magari può aprirci anche a nuove visioni. Il primo movimento che vedremo oggi sarà quello di pan e di tilt. Il movimento di pan si riferisce ad una rotazione sull'asse orizzontale della macchina da presa, mentre quello di tilt sull'asse verticale. Entrambi questi movimenti possono essere realizzati con la testa fluida montata su un cavalletto e il mio invito, specialmente se siete all'inizio, è quello di investire su un buon cavalletto e su una buona testa video piuttosto che su un gimbal o su slider, e qua mi riallaccio anche al video che ha realizzato Simone Cioè riguardo questa tematica. Vi lascio il link comunque in descrizione se volete andarlo a vedere. Altri mezzi che possiamo utilizzare per realizzare questi movimenti sono la macchina a spalla, dei gimbal motorizzati, delle steadicam anche. I movimenti di pan e di tilt sono solitamente usati per imitare i movimenti di un soggetto all'interno della scena. Infatti, questi si preoccupano di seguire quest'ultimo da un punto A ad un punto B, mantenendolo sempre al centro dell'inquadratura. Offrono quindi un punto di vista più soggettivo all'interno della scena, perché comunque si basano su quello che il soggetto sta facendo in quella determinata situazione, mentre un'inquadratura più statica invece offrirebbe un punto di vista più obiettivo, più oggettivo. Ci sono anche dei movimenti di pan che durano anche diversi secondi, ad esempio il regista Nicholas Winding Refn ne fa ampio uso all'interno dei suoi film, ma che non seguono un personaggio, ma danno semplicemente una contestualizzazione al luogo che stiamo vedendo e poi si fermano al centro della scena con i personaggi. Ecco, ovviamente questo movimento, oltre a dare una contestualizzazione, come abbiamo appena detto, può assumere diversi significati, come ad esempio dare una sorta di freddezza all'interno della scena, può significare un certo, diciamo, una certa calma prima della tempesta o comunque un'anticipazione. Al contrario, un movimento invece più veloce, perché fino adesso mi sono riferito a movimenti un po' più lenti. Un movimento più veloce sicuramente dà energia o comunque dinamicità alla scena. Pensiamo ad esempio ai movimenti a schiaffo, alle panoramiche a schiaffo, come abbiamo ad esempio citato all'interno del video di Euphoria. Questi movimenti, inoltre, possono andare a velare un dettaglio importante all'interno della scena, un po' come per dire: ehi, questa cosa è importante. Passiamo quindi al secondo movimento che analizziamo oggi, che è la carrellata ad avanzare o ad indietreggiare. Questi movimenti hanno la macchina da presa che avanza o indietreggia verso un soggetto, quindi si passa da un'inquadratura più larga ad una più stretta e viceversa. I mezzi con cui possiamo realizzare questi movimenti sono svariati, possono essere un carrello in movimento, una steadicam, un gimbal motorizzato, un technocrane oppure il Trinity di Harry. La velocità con cui vengono realizzati però incide su quello che vogliamo comunicare. Ad esempio, una carrellata lenta ad avanzare verso la scena sicuramente porta attenzione verso il centro, comunque verso l'inquadratura e su quello che stiamo vedendo. Gli dà anche una certa intimità e concentrazione e permette forse di entrare nella testa di quel personaggio. Ad esempio, io personalmente li preferisco. Mentre una carrellata lenta ad indietreggiare isola un soggetto all'interno della scena ed è un po' come
per dire che per quel personaggio in particolare non c'è più niente da fare. Quest'ultima inoltre va a svelare un oggetto o comunque un qualcosa, un'informazione utile alla narrazione. Invece, tornando ai movimenti di avanzare, di solito sono usati nei momenti un po' più di tensione, con delle problematiche da risolvere, quindi l'invito è quello di porre la concentrazione, quindi più attenzione in quello che stiamo vedendo. Anche qui, se questo movimento viene realizzato con più velocità, ok, dà anche questo energia e tensione alla scena. Terzo movimento che analizziamo ed è quello del tracking. In poche parole, la macchina da presa si muove in contemporanea con il movimento del soggetto, quindi se il protagonista fa diversi metri, anche la camera ne compie altrettanti. Questi movimenti sono realizzati con dei carrelli, se il terreno lo permette, oppure se quest'ultimo è molto irregolare, si può anche realizzare con una steadicam, permettendo anche diversi cambi di asse. Quindi anche in questo caso la macchina da presa si muove in contemporanea con il muoversi dei soggetti, può anche anticiparli oppure seguirli da dietro, per portarci comunque all'interno del mondo di questi ultimi o comunque all'interno della loro visione. Capita alle volte che questi movimenti vengono eseguiti con la macchina da presa e il soggetto che partono in punti opposti e poi si incrociano in un punto specifico. Questa scelta di movimento viene fatta specialmente quando dobbiamo dare velocità e tensione alla scena, quindi molto spesso li troviamo all'interno dei camera car o comunque nelle scene di inseguimento, ecco. Passiamo al quarto movimento di oggi, che è quello dell'asse verticale della macchina da presa, quindi quando si parte da questo punto e si arriva a questo. I mezzi con cui vengono realizzati questi movimenti possono essere i technocrane, quando si parla di movimenti piuttosto ampi, quindi quando c'è un diverso spostamento della macchina da presa piuttosto elevato, oppure su carrelli, perché questi ultimi posseggono una sorta di colonna, chiamiamola così, che permette un'elevazione di pochi metri, se non centimetri, della macchina da presa. Wes Anderson, ad esempio, ne fa ampio uso all'interno dei suoi film. Questi movimenti ovviamente vanno a svelare un qualcosa, quindi la narrazione passa da un punto A ad un punto B e possono andare a svelare un paesaggio, ad esempio, oppure un piccolo dettaglio di una location, ad esempio, ecco. Quindi in sostanza tutti questi movimenti che abbiamo visto, ovviamente sono quelli più utilizzati, quelli più comuni, all'interno di un prodotto filmico non sono mai fatti a caso e quindi il mio invito è cercate sempre di porvi delle domande prima di fare determinati movimenti. Queste domande possono essere: qual è il punto di vista, cosa vogliamo trasmettere, cosa vogliamo comunicare, qual è la prospettiva che vogliamo dare, il punto importante all'interno della scena. E se dobbiamo fare dei movimenti, chiediamoci anche il perché vogliamo farli, oppure se preferiamo piuttosto un'inquadratura più statica. Ecco, ovviamente date libero sfogo alla vostra sensibilità, anche nei limiti del possibile, quindi valutate anche le possibilità che avete, ma cercate comunque di giustificare il tutto, o comunque la maggior parte delle cose, anche se poi quello che guarderà il vostro film o comunque il vostro spot non le coglierà, perché si lascerà andare alla narrazione o comunque alla storia. Bene, con il video di oggi abbiamo concluso. Io spero vi sia stato utile, specialmente a chi sta muovendo i primi passi in questo mondo e vi abbia dato un punto di vista piuttosto interessante. Io come sempre vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto e di commentare con altri spunti se vi va, se ne conoscete altri ben venga, siamo sempre curiosi di avviare una discussione al riguardo. Io come sempre vi saluto, vi auguro un buon weekend e come al solito ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul canale. Ciao a tutti!